Benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi disegneremo uno squalo. Iniziamo a tracciare una linea in orizzontale. Successivamente facciamo una serie di cerchi, un cerchio più piccolo, uno più grande e uno più piccolo. Questi cerchi ci servono. Poi mettiamo un bel triangolo avanti e un triangolo dietro. Questa è la forma del nostro squalo. In verità ci sarebbe anche il triangolo della pinna laterale e questa della pinna superiore. Uniamo tutte queste forme. Quindi iniziamo a dare la forma bella appuntita del nostro squalo. Ecco qui. Qua facciamo la pinna dorsale, se non erro si chiama la pinna dorsale. Questa è la punta del naso dello squalo, che ha un naso bello appuntito. Ha una forma che sembra un missile. E non sto scherzando, perché è proprio l'aerodinamica che fa correre lo squalo ed essere un predatore velocissimo. Adesso andiamo ad aggiungere quest'altra linea al cerchio più piccolo. Vedete come sta uscendo la forma? Questa sarà la bocca del nostro squalo. Inizia ad abbozzare già tutta la forma. Adesso aggiungiamo le pinne laterali. Sono belle appuntite e lunghe, più lunghe, così. Un'altra pinna di qua, che deve essere più piccola per dare quell'aspetto più appuntito. Ora lo squalo ha la parte sottostante bianca. E a tutte queste serie di qua, la parte sottostante, l'occhio dello squalo, innanzitutto ha la parte sopra l'occhio più evidente e ha un occhio rotondo. Spaventoso perché è tutto nero, anche se magari qui non è che si vede troppo. Posso darci un altro po' di punta, così. Qua possiamo iniziare ad abbozzare i denti. Iniziare a chiaroscurare un po' il nostro squalo per iniziare a fargli prendere un po' di forma. Ragazzi, vi ricordo che sotto al video trovate il link del nostro blog. Per chi vuole imparare a disegnare, vi consiglio di farci un salto, troverete molte lezioni. Inoltre, iscrivendovi alla nostra newsletter, riceverete gratuitamente due ebook per imparare a disegnare. Mi raccomando poi, iscrivetevi a questo canale e lasciate un bel like. Ok, quindi aggiungo del chiaroscuro al nostro squalo. Anche qui. Così gli diamo un po' di volumetria al nostro squalo. Oscuriamo l'altra pinna, così.
poi diamo un po' di forma a quest'altra pinna, quindi facciamo un po' più scura qui e un po' più chiara qui. La parte sottostante è bianca, abbiamo detto. Un po' di chiaro lo facciamo per arrotondare il nostro squalo. Comunque, per chi lo desidera, puoi seguirmi anche su Instagram. L'indirizzo è astagubaldo.info, dove troverete altri disegni. Vi aspetto lì anche per un commento. Poi inoltre, per chi ha qualche richiesta in particolare, scrivetelo nei commenti, chiedetemi magari un disegno particolare e io vi accontenterò. E ricordatevi che quando vi iscrivete al canale di cliccare sulla campanellina, perché in questo modo sarete avvertiti dei nuovi video. Sto passando un pennarello nero per dare più forza alla linea. In questo modo aumentiamo il tratto e possiamo aiutarci anche con lo sfumino. Sono tecniche miste. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link sia dello sfumino che della gomma elettrica che ci serve ad aggiungere un po' di luccichio. Vedete? Fare anche un po' la punta. Possiamo scurire un altro po' qui. Qui prendiamo un altro po' la gomma elettrica. Ed ecco il nostro squalo disegnato. Siamo arrivati alla fine del video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!